Siamo pronti? Ah, prontissimi. Secondo giorno, Bolzano. Trento. Dai, che Dai, andiamo, c'è anche il andiamo. sole. Si Dai. pedala. Abbiamo appena lasciato il centro di Bolzano, attraversiamo questo fiume e andiamo sul lungo Isarco destro, direzione Trento. Brava, bravissima. Dopo 5 chilometri da Bolzano, il verde è l'unica cosa che puoi vedere su questa ciclabile. Giusto, Marti? Meraviglia! Wow, dai, che roba! Vado sereno, Marti. Vado. Vai. Così, mele come se non ci fosse un domani. Fatto anche questo puntissimo. Che meteo, ragazzi. Non si sa se viene giù il diluvio oppure non si sa cosa. Facciamo un pit stop a 13,8 km da Bolzano perché ieri sera abbiamo ballato troppo, vero Marti? Vero, troppo. Bello O però è era troppo stato. spritz? Anche troppo spesso era buono. Guardate dove siamo. C'è proprio senza tutto, senza il È solo buonissimo. acquisato. Ragazzi, sulla ciclabile per Trento troviamo un chioschetto con le mele dell'Alto Adige su Tirol, con un simpaticissimo signore che ci racconta adesso che cosa succede qui. Voi fate le mele. Noi facciamo le mele e portiamo da un signore che ha le attrezzature per fare il succo. Che è buonissimo! Cin cin. A, B, C, D, E, F, G. G. Chi mi sta pensando con la G? Giovanotti. Adesso lo faccio Oh, Madonna. anch'io. Cosa? Ragazzi, questa è una mela. Guarda che mela. Questa è una mela. Ragazzi, incomincia a piovere. Comincia a piovere, purtroppo ci siamo abbardati e si va, si continua. Qualche goccia. A volte insiste, a volte si ferma, questo meteo è un po' birichino, vero Marti? Eccola. Sì, però è bello perché l'umidità tira fuori i profumi della vegetazione, è una meraviglia. Il romantico non smette mai di cantare nella bocca della Martinini. 28,9 km da quando siamo partiti a Bolzano. E dunque, anche in Alto Adige succede questo. Attenzione, percorso alternativo segnalato. Sì, ci fa passare il paese. Prova a dire due cose romantiche in questa vallata, guarda che roba. Amore, in questa vallata mi viene tanta voglia di abbracciare. Ecco, questa già non si può mettere nel video. Perché no? È vietata ai minori. Ah, ok, ma neanche abbracciare si può? Dai, abbracciare si potrà. 34,2 dal punto di partenza. Il pit stop era buono, mele del Sud Tirol con albicocche e caffettino. Ecco, qui c'è qualcuno che acclama il cappelletto in brodo. Adesso sarà. Sì, ma se lo trovo, guarda, te lo pago io. Siccome l'alternativa è andare sulla SS, e direi che non è il caso, ci teniamo una ciclabile completamente da ristrutturare. Speriamo che
non sia interrotta a questo punto. Beh, ma te sei un atleta. No, non si tocca niente qui. I cappelletti, ancora non c'è ombra. Ci fermiamo al bici grill. Vai. Invece dei cappelletti in brodo, qui si mangiano il canè dall'imbrodo. Questo è il beach grill Faedo ed è veramente ben organizzato. Sarà, Marti. Secondo me sono buoni. Adesso proviamo, eh. Beach grill Faedo. ...46.6 km, per fortuna sembra che ha smesso un po' di piovere. Siamo a Zambana, 30 secondi e poi attraversiamo, anche se non c'è nessuno, vedete, perché noi siamo ciclisti modello, eh? Soprattutto perché qua ti tagliano una mano se È vero, è vero, mamma mia se sono rigidi. Cosa ti sei messa addosso? Una tela cerata? Questo è il percorso dell'asparago, qui c'è l'asparago bianco di Zambana, ma sai che buono che è l'asparago bianco, lo conosci te? Ah, guarda. È quello grosso, buonissimo. Ma che roba! Ah, ma qui ragazzi, li coltivano. Qui si vengono a scoprire cose incredibili. Andiamo ad oltrepassare l'autostrada del Brennero. Guardate qua che razza di lavoro che hanno fatto. Il paradosso di questa ciclabile è che a un certo punto ti trovi la Brennero, l'autostrada proprio alla tua destra, e oggi è abbastanza incasinata, molto trafficata, quindi un rumore a manetta, e noi però per fortuna fra qualche chilometro usciamo dalla ciclabile, perché andremo là in quel paesino che vedete là in fondo, che si chiama Romagnano, dove ci aspetta un fantastico B&B. Quindi a dopo. Abbiamo appena lasciato la ciclabile dell'Adige e adesso dove si va, Marti? Sempre dritto. Adesso si va all'agriturismo. Adesso ce lo troviamo. Sarà meglio. Sarà meglio se avete a sentire. Questo è buono, questo è finta di un conoscere. Manda dietro il cappuccio, sempre una dradra. Buonasera. Tappa numero 2 terminata e qualcuno è già in piscina, io non ci provo neanche perché l'acqua gela. È freddina ma evidentemente con calma si può fare. Siamo appena arrivati all'agriturismo Maso Miri e direi che, come vedete, posto spettacolare. E purtroppo ci passeremo solo una notte, vero Marti? Purtroppo sì, il ristorante è chiuso stasera, ma solo la domenica, mannaggia. Ci tocca andare a mangiare una pizzettina, ma te pensa. Vabbè. Però il vino era buono, ho già bevuto il Merlot, fantastico. Ciao ragazzi, a domani.